Non è bastata la pallacanestro Nuoro, una partenza a sprint per aggiudicarsi la sfida contro il CUS Sassari disputata nella palestra Alcuni via Lazio sabato, a cui si riferiscono le immagini. Una gara valida per la sesta giornata di andata del campionato regionale di Serie D. I sassaresi infatti si sono riscattati nella fase centrale della gara, riuscendo poi a contenere il ritorno dei Sirbones nell'ultimo quarto. In virtù dei risultati della giornata, la pallacanestro Nuoro rimane ferma a 2 punti in classifica, lasciando al terzo tempo Sassari l'ultimo posto in graduatoria. La formazione del coach Marco Moleda ha iniziato benissimo la gara, chiudendo la prima frazione in vantaggio col punteggio di 23-12. Un avvio incoraggiante che però non ha avuto continuità nella seconda frazione, che ha visto il CUS Sassari iniziare una lenta ma inesorabile rimonta. La frazione si è chiusa col risultato di 17-12 per gli ospiti e le squadre sono andate a riposo lungo con i nuoresi in vantaggio sul 35-29. Un margine di 6 punti a favore dei padroni di casa che però non è bastato per amministrare la gara. I sassaresi infatti al rientro in campo hanno giocato la loro migliore frazione aggiudicandosela col punteggio di 22-13 che di fatto ha deciso il match. Nell'ultimo quarto infatti gli ospiti sono presentati in vantaggio sul 51-48, un più 3 che i nuoresi hanno tentato invano di sovvertire nell'ultima frazione, che è stata all'insegna dell'equilibrio con le squadre che hanno proceduto punto su punto. Alla fine ne è uscito fuori un 16 pari che ha condannato la pallacanestro Nuoro alla sconfitta. Nel prossimo turno in programma nella palestra Alcuni via Lazio alle 18 i Sirbones affronteranno il terzo tempo Sassari.